Vi ricordate del minigioco di Captain Toad presente in Super Mario 3D World? Bene, Nintendo, proprio da quell'idea, da quel concept, ha scelto di sviluppare un gioco a sé, presentato oggi in occasione del Nintendo Digital Event, un gioco quindi inedito che si chiama Captain Toad Treasure Tracker. Il concept viene ovviamente ripreso in larga parte da quello appunto dei minigiochi presenti in Super Mario 3D World. Si tratta di gestire, di muovere Captain Toad all'interno di queste ambientazioni a base quadrata. E la particolarità sta nel fatto che Toad non può saltare, può solamente interagire con tutta una serie di elementi presenti su schermo, e quindi la componente puzzle è molto molto forte. E abbiamo potuto provare tutti e quattro i livelli presenti nella demo sullo show floor, e mentre alcuni richiamavano in maniera evidente quanto già proposto appunto in Super Mario 3D World, altri invece offrivano delle soluzioni diverse. In uno, ad esempio, Captain Toad saliva su un carrello da miniera durante questo viaggio appunto sulle rotaie bisognava controllare guardando il gamepad, lo schermo del gamepad, e sparare degli oggetti proprio come una sorta di piccolo sparatutto all'acqua di rose. In un altro livello invece l'elemento esplorativo tornava protagonista, ma con un enorme drago in mezzo al livello che sparava delle palle di fuoco da cui bisognava sfuggire, stare attenti a nascondersi dietro a dei ripari. Quindi ci sono degli elementi molto interessanti. Il concept di base è stato sviluppato in maniera intrigante, ovviamente andrà verificato anche sul lungo periodo su molti più livelli rispetto ai soli 4 presenti in fiera, ma quanto abbiamo visto ci ha lasciato davvero delle ottime impressioni anche per quanto riguarda la componente grafica di primissimo livello, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione, come ormai siamo abituati a vedere nei più recenti titoli first party Nintendo. Quindi è veramente uno dei titoli da tenere d'occhio in uscita nei prossimi mesi per Wii U.